Organizzazione, efficienza e puntualità nelle consegne sono i punti di forza del centro di distribuzione di Sondrio, eletto miglior centro tra gli oltre 350 di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta nella gestione dei volumi e dei pacchi durante il picco di Natale. Un risultato prestigioso raggiunto grazie al grande lavoro di squadra. Sicuramente è stata una cosa molto gratificante per tutti, anche perché tutti ci hanno messo tanto impegno e tanta collaborazione. Soprattutto, se abbiamo raggiunto questi risultati, dobbiamo ringraziare i portalettere che comunque sul territorio fanno tanti sacrifici. Sono migliaia i pacchi gestiti ogni settimana dal centro valtellinese, volumi che hanno vissuto un aumento di oltre il 30% durante il picco di Natale. I volumi dei pacchi solitamente sono intorno ai 1000-1500 lunedì e durante la settimana siamo sempre intorno ai 1000 pacchi. Poi ci sono, vabbè, novembre, dicembre, gennaio che abbiamo i picchi alti. Abbiamo lavorato 45.000 pacchi solo il mese di dicembre, con una consegna al primo tentativo del 99,7%. Alla base di performance così elevate ci sono procedure studiate nei minimi particolari. Bisogna lavorare tanto sull'organizzazione, sia dei trasporti, sia dei portalettere e della squadra portalettere, con l'aiuto delle caposquadra e di tutto lo staff. Un team vincente che può contare su un gruppo di portalettere affiatato ed esperto. Ci sono dei giorni in cui il portalettere esce col suo numero di raccomandate e dei giorni in cui senza la loro collaborazione tutti i pacchi e tutta la posta o le raccomandate che arrivano sarebbe difficile farle uscire, quindi bisogna organizzare il lavoro in modo equo, però ci vuole anche tanta disponibilità da parte loro. È importante la conoscenza del territorio, perché se conoscono bene il territorio riescono a recapitare molto, se lo conoscono poco. I successi e i risultati aiutano a migliorarsi e al centro di distribuzione di Sondrio non manca la voglia di ripetersi. Ci siamo abituati, speriamo di continuare. Abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere, cercheremo di raggiungerli in tutti i modi anche quest'anno, dando del nostro meglio. Tutti insieme come squadra.